Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Breve saggio sulla Divina Volontà, volume 15, 9 aprile 1923. Figlia diletta mia, amo tanto questi atti fatti nel mio volere che non appena l'anima entra in esso per agire, l'ombra della mia luce la circonda ed io corro per fare che il mio atto ed il suo fosse uno solo. E siccome l'atto primo di tutta la creazione sono io, vedi dunque come è quasi naturale che chi opera nella mia volontà si muove nel mio primo moto, ed operando nel mio viene a trovarsi ed opera nel moto di tutte le creature. Ed io vedo la creatura, la sento, che scorrendo nel mio stesso moto, in tutti i moti di esse mi dà tanti atti divini, per quanti atti umani offensivi fanno tutte le altre. E questo solo perché ha operato nel mio primo moto.
Perciò chi vive nel mio volere mi sostituisce per tutti, mi difende da tutti e mette in salvo il mio moto, cioè la mia stessa vita. Ecco perciò che l'operare nel mio volere è il prodigio dei prodigi, ma senza strepito, senza acclamazioni umane, ma è il vero trionfo su tutta la creazione, ed essendo il trionfo tutto divino, l'umano tace e non ha vocaboli equivalenti sul come acclamare il trionfo della mia suprema volontà. Volume 14, 28 luglio 1922. Anche a noi, come a Luisa, Gesù rivolge il suo invito. Immedesima la tua intelligenza con la mia, affinché la tua circoli in tutte le intelligenze delle creature e riceva il vincolo di ciascun pensiero di esse, per sostituirli con tanti altri pensieri fatti nel mio volere. Ed io riceva la gloria come se tutti i pensieri fossero fatti nel modo divino. Allarga il tuo volere nel mio. Nessuna cosa deve sfuggire che non resti presa nella rete della tua e mia volontà. Il mio volere in me ed il mio volere in te devono fondersi insieme e tenere gli stessi confini interminabili, ma ho bisogno che il tuo volere si presti a distendersi nel mio e non gli sfugga nessuna cosa da me creata, affinché in tutte le cose io senta l'eco della volontà divina nella volontà umana, affinché vi generi la mia somiglianza. Infine volume 13, 6 settembre 1921. Amor mio, entro nel tuo volere e qui trovo tutti i pensieri della tua mente, tutti quelli delle creature, ed io faccio corona con i miei pensieri e con quelli di tutti i miei fratelli intorno ai tuoi, e poi li unisco insieme facendone uno solo, per darti l'omaggio, l'adorazione, la gloria, l'amore, la riparazione della stessa tua intelligenza. E Gesù, figlia inseparabile della mia volontà, come sono contento nel sentire ripetere ciò che faceva la mia umanità nella mia volontà. Ed io bacio i tuoi pensieri nei miei, le tue parole nelle mie, il tuo palpito nel mio. Bene, in questi tre scritti, l'ultimo dei quali è in realtà una preghiera di attuazione di quanto chiesto da Gesù circa la fusione nell'intelligenza attraverso la divina volontà di Gesù per ridonare a tutti gli esseri umani i pensieri divini che egli ha fatto per noi quando era sulla terra. Quindi salvo quest'ultimo brano, che poi useremo anche come preghiera per la conclusione della meditazione, e la risposta molto bella che Gesù dà, davvero formidabile. Quindi bacio i tuoi pensieri. Penso che in molti saremmo molto felici di poterci sentire da Gesù che ha baciato i miei pensieri, o che ha baciato le mie parole, o che ha baciato il mio palpito. Quindi, teniamo sempre presente questa realtà bellissima, stupenda, della vita nel divin volere, che è una realtà di puro amore, realtà di puro amore che Dio riserva a tutti i suoi amici. Ecco perché gli amici di Dio, questo lo dice Gesù anche nella parabola del Vangelo, no? Chi è che teme la venuta del Signore, oppure le sciagure, i rovesci? Lo dice nella parabola, no? Nel ritorno dice: se il servo si mettesse a mangiare, a bere, a ubriacarsi, a percuotere gli altri servi e le altre serve, il padrone di casa tornerà nell'ora che meno se l'aspetta e che non vuole, e gli darà la sorte insieme agli infedeli, no? Ma per noi, come dice San Paolo, noi siamo figli della luce e figli del giorno, non siamo nella notte né nelle tenebre, per cui il giorno del Signore, e sappiamo che nella Bibbia questo giorno del Signore è in realtà dai molteplici significati, no? Per esempio il giorno del Signore è il dies irae
del profeta Sofonia, no? Un giorno d'ira quel giorno, quindi il momento in cui, come dire, il Signore chiama Redder Actionem, no? E sappiamo che lo può fare in due modi, lo può fare in questa vita, quando permette, insomma, che le tribolazioni, le prove individuali oppure collettive si abbattano su di noi al fine della nostra conversione, oppure può farlo nel giudizio particolare, nel giudizio universale, come ci ricorda Matteo 25, quindi quando, come Gesù stesso disse a Santa Faustina, chi ha voluto chiudersi alla porta della misericordia dovrà passare per quella della sua giustizia, e lì saranno dolori. Ecco. Però San Paolo aggiunge subito: ma noi siamo figli della luce, siamo figli del giorno. Per noi il giorno del Signore non verrà come un ladro, quindi che ci sorprenda, che ci debba terrorizzare. Qualunque cosa succeda, per noi il Signore verrà sempre come amico, se siamo stati suoi amici, no? E Gesù questo vuole che siamo. Non vi chiamo più servi, ma amici, purché viviamo il suo comandamento, quindi dentro una vita di assoluta intimità, di amore con lui e solo con lui. Sottolineo bene questa cosa, senza attaccarsi a nessuna creatura, a nessun ente creato. Tuttavia, nei confronti di ciascuna creatura, specialmente esseri umani, amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. E in tutto il creato, come sappiamo, nella vita, nella divina volontà, noi siamo intenti in continuazione a prendere il ti amo di Dio. Quindi nessuna creatura è fine a se stessa, no? In tutto quello che facciamo. Il ti amo di Dio c'è nell'acqua con cui ci siamo lavati questa mattina, il fiat di Dio c'è nel caffè che abbiamo preso appena ci siamo svegliati, il ti amo di Dio più che il fiat, in quello che mangeremo a pranzo o a cena, in quello che vedremo quando usciremo di casa, negli alberi, nel sole, nella luce, nelle stelle, negli uccellini. Noi siamo circondati. Sappiamo che la vita nel divin volere consiste proprio nell'imparare a riconoscere, ad accogliere tutti questi ti amo di Dio che ci ubriacano, in senso buono. Ecco, come dissero agli apostoli il giorno di Pentecoste: ma che vi siete ubriacati quando ricevettero lo Spirito Santo? Dice: no, no, siamo là, siamo lucidi e sani. E riceviamo anche i ti amo delle creature. Questi qui a volte è un pochino più difficile saperli riconoscere, perché le creature sporcano purtroppo la bellezza che Dio le ha donato con la loro volontà umana, come abbiamo visto, vedremo anche durante la meditazione di oggi. E poi riceviamo i ti amo di Dio nella preghiera, quando facciamo la comunione, il più grande ti amo che ci dice, no? Nella Santa Messa, nella confessione, quando riceviamo la gioia del perdono dei peccati piccoli o grandi. Nel rosario, nella meditazione che stiamo facendo, riceviamo il ti amo di Dio, e chi recita l'ufficio divino quando nelle lodi, capite? È una vita divina, ma la vita divina Dio è amore, quindi è una vita di amore ininterrotto e restituito, no? Adesso è bellissimo quello che Gesù dice, no? Dopo aver di nuovo raccomandato di entrare nel suo volere per compiere atti divini, subito dice che questi atti divini restituiti nella divina volontà a Dio dalla creatura, però riparano agli atti umani offensivi che fanno le altre creature. Attenzione, sono atti umani offensivi. Cosa intende qui Gesù? Ecco, anzitutto, la prima cosa, il peccato, d'accordo? Il peccato, ricordiamo sempre dal catechismo che il peccato offende Dio. Questa definizione di peccato, offesa a Dio fatta trasgredendo la sua legge, che era più antica, era più tradizionalmente, diciamo così, confermata dal Magistero della Chiesa, dobbiamo sempre ricordarla. Il peccato offende Dio. È proprio, come dire, il non essere assoluto, è il male assoluto, ecco, se si potesse chiamare, non esiste il concetto filosofico di male assoluto, no? È un'espressione iperbolica e non corretta, per dire che
veramente come facevano i santi, ma piuttosto 100 miliardi di morti, anche violenti, anche cruenti, piuttosto che commettere un solo peccato volontario. E nella vita, nella divina volontà, la forza che si riceve da Dio consente piano piano di allontanare ogni forma anche minima di peccato, ricordando le parole di San Giovanni, apostolo, nelle sue lettere: chiunque è nato da Dio non pecca, lo dice lui. Chi pecca non lo ha mai visto né conosciuto. Capite? Quindi un conto è la condizione, purtroppo, di peccatori che noi non possiamo non conservarci perché siamo purtroppo figli di Adamo ed Eva. Quindi, fino a quando non ci sarà il trionfo del regno della divina volontà, dovremo stare sempre allerta, la concupiscenza sarà sempre attiva. Le passioni da un momento all'altro possono tornare a giocarci dei brutti tiri, come dire, ci può scappare l'atto di impazienza, ci può scappare l'arrabbiatura, ci può scappare la piccola imprecazione, e in certe situazioni no, ci possono scappare i moti di invidia, di gelosia, gli atti di superbia, le punte d'orgoglio, le rivalità e tante altre miserie, in continuazione, no? Quindi l'atto umano è offensivo di Dio in quanto peccaminoso. Però noi sappiamo dagli scritti, e l'abbiamo meditato nei giorni scorsi, che anche gli atti non peccaminosi non sono degni di Dio, anche quelli buoni commessi in questa vita. Rimando alle meditazioni dei giorni scorsi e soprattutto a quella parte del Trattato della vera devozione dove San Luigi lo spiega benissimo. Ed è in questo senso che noi possiamo sempre dire di noi stessi, e lo dobbiamo dire a ragione, che siamo peccatori in questo senso qui, cioè nel senso che il nostro stato di natura decaduta non ci consente, purtroppo, a meno che non ci sia una grandissima purificazione, ed è in questo senso che San Giovanni della Croce e Santa Teresa parlavano delle due notti, no? Notti oscure dei sensi dello spirito, che diciamo scrostano l'anima da queste ruggini, da queste. A Roma dicono da queste rogne, d'accordo, da queste lebbre che non si possono estirpare neanche con l'azione e con l'ausilio della grazia di Dio ordinario, non è possibile. Ecco, quindi, ecco perché ci vuole una grandissima umiltà, cioè noi purtroppo amiamo il Signore, e questo forse è l'unica cosa, ma non abbiamo la capacità, come dire, di presentargli nessun atto degno di lui, anche se evidentemente gli atti buoni compiuti in grazia di Dio lui li accetta, ecco, ma sono sempre imperfetti. Ecco perché è così importante offrire atti divini nella divina volontà, perché l'atto divino è perfetto e dal momento che io non ce l'ho in me stesso la possibilità di compierlo, devo andarlo a prendere da quelli che ha fatto Gesù, unendomi alla divina volontà e quindi facendo questi esercizi, diciamo così, interiori che Gesù definisce il prodigio dei prodigi, ma senza strepito. Perché? Perché nessuno può vedere se io, quando sto in mezzo alla gente, in un attimo, diciamo, mi entro in me stesso e dico: vieni divina volontà, io mi fondo con te e mi fondo, oh Gesù, con la tua intelligenza e con tutti i pensieri che hai avuto, ecco, e te li offro, che riparazione di tutti quanti i pensieri malsani che stanno facendo queste persone con cui sono a contatto. D'accordo? Oppure sento dire una brutta parola da una persona che mi sta vicino, mi fondo con la divina volontà, dico: Signore mio, nella divina volontà prendo tutte quante le parole sante che hai pronunciato in vita, sante e divine, e te le offro per riparare questi discorsi brutti o questo insulto o questa cosa che sto sentendo, e in più metto il mio ti amo sulle labbra di questa povera creatura, ecco perché la potenza santificante delle tue parole le tocchi e in qualche modo, oltre che a raddrizzare oggettivamente la cosa storta che ha fatto, ma gli faccia anche comprendere il suo errore e la faccia convertire. Questo è un'operazione divina, no? Ma questa è una cosa che si fa nel più assoluto silenzio, che nessuno la conosce, nessuno la sa. Ecco perché tra i vari effetti,
Sapete, i medicinali sono gli effetti collaterali negativi, no? Invece la vita della divina volontà c'ha tanti effetti collaterali positivi, d'accordo? Ecco, tra cui nessun pericolo di superbia e di orgoglio spirituale, perché nessuno sa né deve sapere quanti atti facciamo, quanti giri facciamo e quante operazioni di questo genere facciamo. E pur non sapendolo nessuno, non esiste nessuna cosa più grande che si possa fare. Gesù dice: trionfo tutto divino, trionfo su tutta la creazione. L'umano tace e non ha vocaboli equivalenti su come acclamare il trionfo della mia suprema volontà. Non solo, tutto questo, sono molto belle queste espressioni, difende Gesù. Molto, molto bella questa espressione. Perciò chi viene al mio volere mi sostituisce per tutti. Quindi noi continuiamo ad esercitare, nel tempo in cui viviamo, l'azione, l'abbiamo vista nei giorni passati, di sostituzione vicaria di Gesù, che è una delle forme più strepitose e più efficaci di distruzione del male e soprattutto di impedimento al male di produrre i suoi effetti nefasti, abbiamo visto nei giorni passati. Perché il male da un lato provoca, l'abbiamo visto, lo scatenamento della natura contro di noi, che la natura non ci riconosce come suoi, d'accordo? Perché lei obbedisce a Dio e noi no. Ma dall'altro, purtroppo, il male, ogni atto, specialmente peccaminoso, dà forza al diavolo. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Ci sottomette alla sua schiavitù e si sottomette purtroppo alla sua cattiveria. Ci rende, come dire, vittime della sua cattiveria proprio perché gli abbiamo aperto la porta dicendo Amen, rinnovando l'Amen di Adamo, che è poi un Amen a Satana, purtroppo, e un no a Dio, offendendo il Signore. Capite? Quindi queste sono purtroppo le conseguenze nefaste prodotte dal male. E attraverso questa unione col divino volere, questa sostituzione vicaria che noi vediamo prolungando nel corso del tempo la sostituzione vicaria di Gesù, noi causiamo tante di quelle cose positive e attiriamo tante di quelle grazie e benedizioni che lo scopriremo soltanto in cielo. Ecco, e la cosa ancora più bella è che c'è grande merito nel fare questo perché tu a livello sensibile a volte non senti assolutamente nulla, no? Non hai nessun tipo di riscontro, no? Non è che dici oh, ho fatto stato, guarda che è successo, no? Perché in qualche modo lo vedi, non vedi assolutamente nulla. Come tutte le bellissime realtà che si vivono nel cristianesimo e come dice San Paolo, è giusto vivere di fede, d'accordo? Tu a questa cosa ci credi, se ci stai credendo, la fai. Nella fiducia assoluta è quello che dice qui Gesù non mente. Quindi, ma non solo mi sostituisce per tutti, mi difende per tutti. Allora dobbiamo immaginare, dice, ma chi sono io per difendere Gesù? Insomma, perché se noi leggiamo le ore della passione con attenzione, guardate Luisa, per esempio, proprio un'ora che ho fatto recentemente, quando Gesù si trova la notte in mezzo ai soldati, che proprio dice come uno straccio in loro balia, che gli erano fatte tutti i colori, d'accordo? Coperto il volto di sputi, dice che gli occhi erano bendati dalla bava di questi animali e che per far uscire la bava Gesù doveva piangere, quindi doveva spremere con le lacrime la bava fuori dei suoi occhi per tornarci a vedere. Poi qualche altro animale, quindi degno proprio, ma che chiamarlo animale è un'offesa agli esseri che fanno parte del genere animale, perché quelli erano piuttosto demoni incarnati. Ha cominciato ad aprirgli la bocca a Gesù e a sputargli in bocca, capite? Con degli, a Roma li chiamano scatorci, schifosi, capite? Ecco. Insomma, penso che ci sia qualcosa da difendere in Gesù, no? Tanto è vero che Luisa, nelle sue giustissime, che poi mette sulla nostra bocca, diciamo così, acclamazioni di amore, dice: Signore mio, io voglio venirti a difendere. Voglio che si fermino questi qui, ma non si possono fermare perché tu devi soffrire queste cose per il nostro bene, no? Però poi, nella preghiera glielo dice Gesù, io ti difendo, io mi metto tra te e loro a destra e a sinistra, no? Quindi è un mistero questo qui che l'Onnipotente si consegna in balia
di peccatore si fa trattare in quel modo, lui che avrebbe potuto fulminarli tutti, capite? E che basta un moto del suo volere, cioè, noi dobbiamo sempre pensare che a Gesù bastava un moto del suo volere per fermare questi animali, capite? Non doveva fare assolutamente, non è che doveva reagire, doveva, questi gli davano un pugno, doveva dargli un altro, bastava un atto della sua volontà, ma non solo per fermare, per incenerirli, capite? Cioè per farli ripiombare nel nulla da cui sono venuti, non soltanto per farli morire. Perché questo Dio ha il potere di farlo se vuole, se volesse, e non l'ha fatto. Io penso sempre, mi fa tanta devozione e mi provoca anche tanto dolore, allo stato in cui Gesù continua a vivere la sua vita terrena, nell'ostia consacrata, all'abbandono dei tabernacoli, quanta gente non se lo fila proprio. Io devo dire, insomma, ho visto per mia, diciamo così, consuetudine, cerco di lasciare aperte le chiese in cui mi trovo per le giornate intere, ma io ricordo anche nella parrocchia dove sono stato, raramente entrando in chiesa trovavo qualcuno che stesse pregando davanti a Gesù Cristo, eppure la chiesa era sempre aperta, perché molta gente si lamenta: ah, le chiese sono sempre chiuse. Io le ho lasciate sempre aperte, ma tutte quante queste grandi file di persone che vanno davanti a Gesù Cristo si fermano in preghiera, io non le ho mai viste. Di Gesù continua a essere abbandonato nei tabernacoli, disprezzato, e la gente gli passa davanti senza neanche salutarlo, non dico fare la genuflessione, che è doverosa tra l'altro davanti al Santissimo Sacramento, zero assoluto, chiese trasformate in mercati, gente che specialmente d'estate va in chiesa in una maniera assolutamente indicibile, irriguardosa, irrispettosa, come se niente fosse, comunioni non ti dico, d'accordo, sacrilegi su sacrilegi purtroppo girano adesso. Per non aprire altri capitoli di quello che combinano i membri delle sette quando riescono a trafugare delle ostie consacrate, per certi aspetti è meglio non saperle alcune cose, per non soffrire troppo, capito? C'è sempre il proverbio popolare che occhio non vede e cuore non duole. Tutte queste cose, noi pensiamo che Gesù non abbia bisogno di essere difeso? Io penso proprio di sì. E a me tante volte mi è venuta la voglia di fare qualcosa, di difenderlo, ma come che cosa possiamo fare dinanzi a queste cose che sono più grandi di noi? Io non è che posso, cioè io posso andare spiritualmente in adorazione a tutti i tabernacoli del mondo, ma non è che posso capire che faccio, sono essere umano, no? Cioè io sto in una località limitata, io posso fare un'oretta, un'oretta e mezza, 2 ore d'adorazione, pure 3, 4, pure la notte intera, però non posso andare in giro per tutti i tabernacoli del pianeta Terra, no? Cioè neanche se passassi il resto della mia vita a visitare tutte le chiese del mondo, non avrei il tempo materiale per farlo, capite? Perché questa è la nostra limitazione umana, siamo degli esseri umani, ma se io entro nel divin volere, lo faccio immediatamente, lo faccio, d'accordo? Vieni divina volontà in me, io ti offro la tua adorazione, la tua riparazione per me e per tutti, attraverso l'Eucaristia e tutti i tabernacoli del mondo. Finito, fatto, capite? E quindi questo è un difendere Gesù. È un difendere Gesù. Capite come nella divina volontà si esercita la carità in grado sublimissimo, sia la carità verso Gesù, perché il rapporto con Gesù è un rapporto di amore profondo, il rapporto nei confronti di Gesù e di Maria. Se noi non siamo innamorati di Gesù e di Maria, non siamo cristiani doc, capite? Ma proprio innamorati, innamorati, capite? Cioè, l'innamoramento umano, che chi l'ha vissuto, insomma, conosce, insomma, è una cosa bella, insomma, travolgente, entusiasmante, ma transeunte, perché è limitata, è temporanea, quindi dura comunque un tempo limitato. È difficile trovare una coppia di sposi che dopo tanti anni può dire sono ancora innamorato, no? Già è troppo se ancora si amano. Però, cioè, tutto quel mondo, evidentemente con esclusione di ciò che appartiene non solo la dimensione umana, ma la dimensione umana bassa, no? Che chiaramente sta fuori dal rapporto con Gesù e Maria, ma tutto il resto sta dentro. Quindi i santi, anche i santi che hanno vissuto non nel regno della divina volontà, ma erano serafini ardenti di puro amore a Gesù e Maria, capite? Perché comunque facevano la divina volontà, e se già la fai la divina volontà, entri in questo orizzonte di amore, no? In cui i figli della divina volontà dovrebbero essere, come dire, i primi, cioè
aspirare, non solo c'è un canto che dice siamo tutti tuoi e vogliamo amarti come nessuno ti ha amato mai, no? Cioè, questo è un canto mariano, molto molto bello, come nessuno ti ha amato mai. Dice, ma come chi sono io? Nessuno, ma nel divin volere come no? Tu puoi amare certamente la Madonna come nessuno l'ha amato mai, se la ami nel divin volere. Bene, possiamo fare il nostro consueto minuto di silenzio e poi terminare riproponendo la preghiera di Luisa, la nostra meditazione. O mia Divina Maria, tu sei colei che ha sostituito, ecco, e difeso Gesù da tutti e per tutti. E lo hai fatto nel modo così, in un modo così grande, così bello, così divino, che solo da te Gesù è stato veramente ripagato di tutto e per tutti. Ecco, noi confidiamo in te come nostra maestra, per insegnarci a fare altrettanto con Gesù, ma confidiamo in te anche come nostra, come nostro ulteriore, diciamo così, termine di riferimento, perché anche tu a Fatima hai chiesto amore e riparazione, che gli uomini non ti danno, perché anche tu sei completamente fusa con il divino volere, totalmente unita alla divina volontà. Per cui il peccato certamente offende Dio, ma di riverbero, ecco, come un eco, offende e distrugge il tuo cuore fino a provocare lacrime e a volte lacrime di sangue, non meno sotto certi aspetti di quanto faccia lacrimare il cuore di Gesù. Perché tu sei da un lato maestra e modello della perfetta riparazione, ma anche destinataria di essa, no? E noi ti chiediamo di ottenerci la grazia dell'una e dell'altra disposizione, ecco, perché possiamo essere in questo mondo ricordati nella storia come coloro che hanno difeso da tutti te e Gesù, non certo usando armi, non certo usando sistemi demoniaci, ma semplicemente amandovi per tutti, riparando per tutti, pregando per tutti, ecco, intercedendo per tutti e rifacendo nella divina volontà gli atti di tutti. Amore mio, entro nel tuo volere e qui trovo tutti i pensieri della tua mente e tutti quelli delle creature, ed io faccio corona con i miei pensieri e con quelli di tutti i miei fratelli intorno ai tuoi, e poi li unisco insieme facendone uno solo per darti l'omaggio, l'adorazione, la gloria, la riparazione della stessa tua intelligenza. Come pensiero e proposito di oggi, ecco, è bene forse ricordare queste immagini, no? Rievocate, quindi di Gesù in balia dei soldati che riceve dei soprusi tanto grandi e di questo suo stato di consegna e di abbandono, consegna proprio nelle mani degli uomini, molte volte tanto ingrati e inqualificabili che continuano nei tabernacoli, unitamente al nostro fermo proposito, ecco, di fare nella divina volontà tutto quello che potremo per difendere Gesù, così come una piccola giaculatoria che ripeteremo per qualche volta ora, potrebbe essere: Gesù ti amo nella tua volontà e ti difendo per tutti. Gesù ti amo nella tua volontà e ti difendo per tutti. Gesù ti amo nella tua volontà e ti difendo per tutti. Gesù ti amo nella tua volontà e ti difendo per tutti. Gesù ti amo nella tua volontà e ti difendo per tutti. Gesù ti amo con la tua volontà e ti difendo per tutti. Gesù
Gesù ti amo con la tua volontà e ti difendo per tutti. Maria ti amo nella divina volontà e ti difendo per tutti. Maria ti amo nella divina volontà e ti difendo per tutti. Maria ti amo nella divina volontà e ti difendo per tutti. Maria ti amo nella divina volontà e ti difendo per tutti. Maria ti amo nella divina volontà e ti difendo per tutti. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione, quindi per mezzo intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divino volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunica ed imprime nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunica ed imprime nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza. Nel nome dello Spirito Santo comunica ed imprime nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, sii risanato dall' infermità spirituale e corporale, ed arricchita e abbellita di ogni bene virtù la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne, insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create, affinché tu le ricevi tutte benedette da lui. Benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto, affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.